C'è bisogno di una nuova immaginazione. C'è bisogno di immaginare gli spazi, gli ambienti, i simboli del mondo di oggi proiettati verso il futuro e non semplicemente estrapolati dal passato. Si chiama Arena, lo spazio che Listone Giordano ha inaugurato in via San Damiano a Milano durante i giorni della Design Week. Ma quello disegnato da Michele De Lucchi non è solo un flagship store, è una piccola agorà, accogliente e intima, dove l'immaginazione è libera di cercare nuove soluzioni per la vita delle persone. Un ambiente dove il legno, materia viva e sostenibile, rinnova la sua promessa di benessere e di sensibilità contemporanea. Oggi non basta più pensare agli showroom, come non basta più pensare agli uffici, come non basta più pensare ai musei come musei, ma tutti chiediamo a questi spazi qualche cosa di più, che è un senso per andarci a vivere dentro. Siamo molto grati davvero a Michele De Lucchi per averci cambiato il punto di vista. Noi pensavamo uno spazio di Listone Giordano per presentare il prodotto, lo facciamo, ma Michele De Lucchi mette al centro dell'attenzione la relazione tra persone. Immagina un luogo che sia punto di incontro per guardarsi negli occhi, per scambiare idee e pensieri, per fare cultura, prima ancora che presentazione di superficie. Non solo design e architettura. Nell'arena si parlerà anche di musica, natura e arte, sia antica che contemporanea, come con l'installazione Gravity di Ignazio Fresu. Perché per Listone Giordano è fondamentale nutrire la propria visione coi germogli del futuro, insieme a solide radici che affondano nella cultura made in Italy. Amiamo l'arte, amiamo la storia, fanno parte del nostro cromosoma, l'abbiamo ritrovata in questi luoghi, in queste mura che hanno visto passare personaggi straordinari, eventi, non solo il fatto che scorreva il Naviglio qui a fianco, ma il fatto che è stato un luogo di avanguardie, di scontri, di incontri. Qui è stata tenuta negli anni 30 la famosa cena di Marinetti che ha dato l'avvio alla tradizione della cucina futurista con un celebre suo proclama. Ma soprattutto era prima un ristorante, luogo di incontro, firmato Gio Ponti e quindi ha in qualche modo nel suo DNA lo spirito di creatività e il pensiero geniale. Scambio e confronto erano di casa nello storico ristorante La Penna d'Oca, come lo sono oggi nell'Arena Listone Giordano. Qui anche i materiali dialogano. Le superfici di legno incontrano la pietra del brand Vaselli e il vetro di Blue Sight. Tutto intorno i classici della collezione Natural Genius, con i pavimenti pensati da designer come Patricia Urchiola, Mark Sadler e Michele De Lucchi. Due novità debuttano al Salone del Mobile 2019. Perigal, di Paola Alenti, colora d'acqua marina le forme del teorema di Pitagora, riprendendo il puzzle geometrico escogitato dal matematico Henri Perigal a fine Ottocento. E poi Godron, nato in collaborazione con il Centro di Ricerche Giorgetti, che interpreta il luxury dell'artigianato italiano e introduce la terza dimensione nelle superfici a rilievo disegnate da Giancarlo Bosio. Tutto questo e molto altro è l'arena di Listone Giordano. Sono arrivato all'arena attraverso una passeggiata. Normalmente si guarda per terra per non inciampare. Qualche volta si guarda per terra e si rimane sbalorditi a quello sopra il quale si mettono i piedi. Quindi capisci bene la relazione tra camminare, passeggiare e i pavimenti. Questo showroom è anche una passeggiata. È una passeggiata che ha un luogo di destino. Il luogo di destino è l'arena, è il luogo dove incontri le altre persone. Noi siamo relazioni, gli uomini sono relazioni.